L'inferno di Dante non è finzione. È profezia. Abbandonate le trame e gli intrighi ambientati in Vaticano, la coppia Dan Brown-Ron Howard torna con Inferno, anche in questo caso tratto dal libro bestseller e che affronta un tema molto molto attuale. E qual è l'ultima cosa che ricorda? Che è successo? Ho avuto un incidente. Tom Hanks e il professor Langton si risveglia in quella che appare una stanza d'ospedale, ha perso la memoria. Ben presto, insieme al suo medico Felicity Jones, scoprirà di essere braccato. Qualcuno ha bisogno di lui, ma soprattutto di capire il segreto che lui è riuscito a decifrare, proprio a partire da un'immagine dell'inferno dantesco. È questo che continuo a vedere. In effetti, Dante ha inventato il concetto moderno di film horror e Ron Howard ha trasformato tutto questo in qualcosa di artisticamente elevato. Il concetto di inferno, la sua visione dantesca, è la chiave portante del film. E poi ci sono anche molte questioni attuali: la sovrappopolazione, la paura del terrorismo. L'inferno di Dante è su questa terra, in tante maniere diverse, e lo raccontano ogni giorno le prime pagine dei giornali. Non so in che cosa sono coinvolto. Andiamo. Well, that's what's exciting about working with Dan Brown's stories. Dan Brown è un genio, non parla solo del passato, ma anche del presente. Ci porta in un mondo di bellezza, ma anche di mistero. E per me, come regista, la sua storia è stata una grande sfida. Beauty, but also mystery, excitement, intention. Dov'è il professor Langdon? È fuori dal quadro. È in possesso della capsula? Ti ho lasciato un percorso. Ora solo tu puoi finirlo. Che cosa sarebbe una sfida? Dante Alighieri invented, defined. Dante Alighieri ha descritto e in qualche modo definito l'inferno per la cultura occidentale, ma in qualche modo ha anche inventato il genere horror. Le punizioni che descrive sono pazzesche. Se questa storia, questo film, riuscirà a mettere insieme i fan di Dan Brown e quelli di Dante, sarebbe veramente fantastico. Un enigma concepito espressamente per lei. Ha creato una peste. E in effetti la posta in gioco è alta. La lettura dell'inferno, che tra l'altro si realizza proprio nelle visioni che Tom Hanks ha, permetterà di arrivare a scoprire un virus che rischia di sterminare l'umanità. Tutto parte dalla mente malata di un miliardario che, insieme a un gruppo di fanatici, ha deciso di risolvere il problema della sovrappopolazione mondiale diffondendo un virus, inferno appunto, che dimezzerà gli abitanti del pianeta. Un prezzo da pagare troppo alto, anche se l'idea è apparentemente mossa dalle migliori intenzioni. Cerca, trova. Sì! Ho letto La Divina Commedia da bambino e poi l'ho riletta al college. Volevo davvero fare qualcosa che coinvolgesse Dante e quando l'ho trovato ho deciso di ambientare questa storia a Firenze. Guarda, un indizio. Questa nuova pellicola affronta dunque temi attuali, ma affondandosi su una regia moderna e attori convincenti, e promette di fare centro al botteghino in tutto il mondo. Come sempre con Dan Brown bisogna in qualche modo sospendere l'incredulità, ma l'intrattenimento c'è, e anche tanto. E naturalmente il viaggio nella bellezza di Firenze. Siamo sopra il Salone dei 500. Raccomandiamo Firenze davvero, la raccomandiamo a tutti. Abbiamo meno di 8 ore. Possiamo ancora salvare il mondo. Firenze non è solo un'ispirazione, ma è un vero e proprio personaggio di questo film. La sua bellezza è indispensabile. L'umanità è la malattia. Inferno è la cura. Lei mescola da sempre letteratura, arte e thriller, ma qual è il segreto del suo successo? Non lo so. So che lavoro davvero tanto. Se sapessi qual è la formula, scriverei molti più libri.